dove da giovane pensavo ai sogni del futuro e mi confrontavo con una realtà difficile come quella degli anni 70, nella quale però c'era la possibilità di un rapporto autentico con una persona autentica, calda, bella, colta, fondamentalmente una perdita che mi ha radicalmente sconvolto l'esistenza. Quindi la prima cosa che devo dirvi è quello: il giorno stesso della morte io telefonai a casa Ragionieri, perché la sera dopo dovevo essere a cena con Ernesto, perché dovevamo pattuire alcuni temi da affrontare nel corso della tesi di laurea che mi era stata assegnata, e poi parlerò di aneddoti, parlerò anche con il professore e con l'uomo di cultura. Inizio la riflessione che spero seguirete con interesse, perché credo sia inevitabile, quando si parla di un grande, seguirla con estremo attenzione. Quello che ho detto è farina del mio sacco, ma siccome è così enorme il compito, non mi sento di iniziare davvero la ricognizione parlando con le mie parole. Lo farò dopo. Adesso inizio con parole di un altro grande, che sono state consumate in occasione di un opuscolo rilasciato. Era nato a Sesto Fiorentino il 10 giugno 1926, quando finì la Seconda Guerra Mondiale, aveva quasi 20 anni. Le date contano e contano i luoghi. Le coordinate della vita umana restano il tempo e lo spazio, e non li scegliamo noi. Gli anni in cui ci tocca vivere decidono del nostro destino, anche quando li rifiutiamo. Ernesto Ragionieri combatté tutta la sua vita per modificare una situazione, perché i tempi divenissero più umani. Ma amò la terra in cui era nato, fra la montagna, la collina e la pianura. Uno dei suoi libri più importanti, collocato sotto un titolo che sembra quasi un simbolo, Un comune socialista, Sesto Fiorentino, uscito nell'ormai lontano 1953, ma tuttora valido, comincia con una pagina scarna, nuda da ogni retorica, dal tono severamente scientifico. Dice della struttura geologica della zona, del suolo calcareo stratiforme nella montagna, ghiaioso verso la pianura, argilloso nella parte meridionale. Eppure, nel soffermarsi sul terreno digradante, giù da Monte Morello a Monte Acuto, nell'indugiare sul flusso dei torrentelli che solcano al piano, un paesaggio frequentemente soggetto alle inondazioni, si sente tutto l'amore per una terra. Questa terra di Sesto è più che per la natura, per la terra segnata dal lavoro dell'uomo. Questa è la parte iniziale dell'omaggio che Eugenio Carella ha reso in memoria di Ernesto Ragionieri. E siamo già a due punti nevralgici che riguardano tutta l'azione culturale, intellettuale di Ernesto Ragionieri: il legame fortissimo con Sesto e l'amore per quel serbatoio di cultura e di riflessioni che è la Germania di fine Ottocento. Con i socialisti italiani e socialdemocrazia tedesca e con l'internazionale e il marxismo, Ragionieri, rifacendosi ancora a Gramsci, e confortato appunto dai suggerimenti del maestro Carlo Morandi, ha studiato la circolazione delle idee all'interno del socialismo italiano ed internazionale, ma soprattutto, e qui ritorna, la loro realizzazione e come soprattutto l'emigrazione dei lavoratori italiani contribuì a sprovincializzare la linea teorica, aprendola al circuito più vasto del movimento socialista internazionale.
In questo senso, per ragionieri, un ruolo importante come anello di congiunzione venne rivestito da un filosofo politologo che non era molto amato in questo periodo, eppure sarà il maestro di uno dei nostri più grandi intellettuali del Novecento, Benedetto Croce. Mi riferisco ad Antonio Labriola. Ragionieri riscopre Antonio Labriola leggendo per la prima volta un libro a 16 anni e qui in qualche modo si capisce come Ragionieri non solo coltivi quella linea, quella posizione teorica e storica, ma come appunto si abbia una variazione del punto di vista storiografico che va nella riapertura a Antonio Labriola, che noi in quel momento rappresentava una sorta di visione anarchica della sinistra europea e internazionale. Il fondo Ragionieri non ebbe mai paura di essere considerato un eretico, sia quando definì negli anni caldi del 20 Kautsky, un grande ripensatore del marxismo in linea con la filosofia classica tedesco, sia quando, celebrando il centenario del Risorgimento, ben oltre la storiografia geografica, sottolinea la necessità di superare sia il provvidenzialismo nazionalistico di Gioacchino Volpe, sia l'ottimismo liberale di Benedetto Croce. In un discorso pronunciato in Palazzo Medici Riccardi, Ragionieri, che tra l'altro, ve lo dico già subito, fu membro del Consiglio Comunale di Firenze dal 51 al 70, Ragionieri chiarisce che se oggi noi possiamo concludere con un bilancio tutto sommato positivo il primo centenario dell'Italia Unita, state bene attenti, perché Ragionieri sul Risorgimento fa un'analisi che oggi, insomma, con cui forse bisognerebbe confrontarsi anche oggi. Il primo centenario dell'Italia Unita, dicevo, abbiamo anche il dovere di rilevare che questo bilancio si colloca al termine di una strada caratterizzata e contrastata, ricca di arresti e di brusche cadute, quanto di riprese estremamente improvvise. Soprattutto sarà necessario osservare che forse nessun altro paese d'Europa ha conosciuto in questo secolo la concentrazione nell'ambito della propria storia di tanti elementi disparati e contraddittori. A questo proposito a me viene in mente come Ragionieri spesso abbia introdotto concetti che apparentemente sembrano essere facilmente rimasticabili sull'onda della tradizione storiografica classica e gli abbia dato una valenza nuova. Per esempio, scrive un saggio molto intrigante a proposito delle contraddizioni italiche che si intitola Imperialismo italiano fragile ma non meno pericoloso. Ecco, credo che chiarisca in maniera assolutamente emblematica tutto quello che l'imperialismo italiano ha fatto nel corso della sua storia, ripercorrendo i fatti di Crimea del 56, non solo, ma andando sulle aggressioni di Baratieri in Abissinia, quindi l'Italia, e poi in Libia negli anni 30. Insomma, l'Italia, per quanto fosse poco dotata militarmente, per quanto l'Italia sia sempre arretrata rispetto alle altre potenze europee, col tentativo in qualche modo di assurgere al mito della sesta grande potenza, ha sempre cercato una collocazione che non le spettava: la Prussia, la Russia, la Francia, la Germania, l'Austria e l'Italia. Ma l'Italia non era in grado di sostenere questo ruolo. Ragionieri lo chiarisce bene, che l'Italia non lo regge il ruolo di sesta grande potenza, non lo può reggere, perché manca la struttura e soprattutto perché, come sappiamo bene, la sua unità è stata un'unità forzata e poi l'industrializzazione è un'industrializzazione arretrata. Con l'intreccio sempre più intenso tra storia e storiografia,
che è un elemento pulsante a cui Ragionieri ha chiamato tanti di noi. Ragionieri intendeva che in qualche modo ci fosse un corretto collegamento tra Historia res gestae e Historia rerum gestarum, cioè che ci fosse un collegamento con gli eventi e l'interpretazione degli eventi stessi, e che ne fossimo partecipi. Dicevo, con l'intreccio sempre più intenso della storia e geografia, diviene indispensabile una lettura che Ragionieri fa in maniera nuova di Marx e Engels, viene così come fa una lettura diversa, grazie anche dei ritrovamenti di cui poi parleremo, di Gramsci e di Togliatti. Togliatti indubbiamente ci sarà il suo massimo impegno di studioso. Avendo recuperato a Mosca le lezioni sul fascismo che gli fecero apprezzare l'importanza della personalità nella storia, Ragionieri in qualche modo ci dà un'altra grande indicazione, un imprimatur quasi, per dare in qualche modo ancora un senso nuovo alle parole di Antonio La Priora, che parlava della storia signora degli uomini, dove si parlava prioritariamente di classi e di masse, ma anche di uomini concreti, in carne ed ossa. Non è il culto degli eroi quello che Ragionieri farà nei tre volumi scritti su Palmiro Togliatti, ma è una giusta rivalutazione delle grandi personalità per comprendere gli eventi della prima parte del Novecento, e non solo in maniera astratta, come purtroppo spesso si fa, i totalitarismi in senso concettuale è un po' vago. In fondo la storia per Ragionieri la scrivono uomini in carne ed ossa, con le loro contraddizioni, i loro tradimenti, ma anche col sangue versato in nome di nobili ideali. Adesso abbiamo parlato del molto velocemente, perché vi dico la verità, parlare in 50 minuti, un'ora, di un uomo che assembla su di sé per Sesto la figura per se stesse più eminente, per l'Italia quella di uno storico assolutamente ineguagliabile. E sembra che, ecco, spesso, no, qui una cosa che vorrei ricordare perché ha sorpreso pure me. Spesso quando si parla di qualcuno, anche di medio, di alto livello, si tende a esagerare. Qualcuno potrebbe pensare, lo stesso film, pensare, dice, vabbè, in realtà è stato un grande storico e purtroppo la morte l'ha fermato prima che scrivesse opere ancora più importanti. Sì, può darsi. Però qui ho un volume che smentisce questa opzione. È un volume di tal Gilda Zazzera, che non è che sia la più grande tra le storiche del Novecento italiano, una giovane studiosa di Bari, che ha scritto La storia a sinistra. Ora, vi garantisco, nell'indice, qualcuno volesse vedere, è divertente, perché qui c'è Franco della Peruta, no? Che è menzionato per tre righe, Gabriele De Rosa, due righe, Benedetto Croce, tre righe, Gramsci, tre righe, Manacorda, quattro righe, Melograni, per fortuna perché è diventato quello berlusconiano, vabbè, un rigo solo, comunque importante, Stefano Merli, che è un grande, un rigo e mezzo, Quazza, ecco, tutto quello che ha suscitato, sappiamo, insomma, quattro righe, Saitta, comunque tanti hanno letto, hanno studiato sui libri di Saitta, tre righe, Salvatore, il testo tuttora, insomma, un testo adottato, importante, un rigo e mezzo, Salvatore Emili, un rigo, Ernesto Ragionieri, potete contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe di annotazioni, dove si parla 4
parente di Ernesto Ragionieri. E qui si sta parlando di Civita Zanzara, che non ha nessuna parentela con nessuno. Quindi, si intitola La storia a sinistra, ricerca e impegno politico dopo il fascismo, insomma, Spiano è citato per la di Ragionieri. Quindi, voglio dirvi che questo mi era già stato segnalato da un mio amico, redattore a Mondadori, ma devo dirvi la verità, questa sorpresa anche a me, ma testimonia come l'analisi di Ragionieri non è assolutamente scomparso. Potrei confermare che anche su un libro di Sdenghi che ho letto recentemente, Ragionieri è citato in maniera molto, molto elevata, al di sopra di tanti altri storici, ma questi sono storici di caratura enorme. La durezza dei suoi metodi di lavoro e la spietata critica, ma soprattutto c'era questa etichetta che lui riteneva inaccettabile di essere uno storico ufficiale di partito. Per quanto critico, estremamente critico, verso alcuni aspetti del movimento sessantottino, Ragionieri lo fu indubbiamente, è altrettanto innegabile, e nessuno lo può smentire, che Ragionieri comprese già nel 68 come fosse giunto il tempo di svoltare. La svolta di Salerno per lui arrivò nel 68. La storia diventava in quegli anni per tutti, io mi ritrovai a scegliere storia proprio perché mi ero iscritto a medicina e poi cambiai, perché diciamo il vento spirava in quella direzione. I giovani avevano come un po' il piacere di interrogarsi e di comprendere quello che stava accadendo. È vero, la storia diventava in quegli anni una disciplina guida per tutti i giovani, e lo storico serio, come Ragionieri appunto è indubitabile se fosse, sentiva l'urgenza di offrire un modello di riferimento attraverso un insegnamento che avesse come cardine la serietà e la qualità della ricerca. Che cosa offriva Ragionieri? Esami più complessi, seminari che richiedevano una intensità di studio superiore, metà mezzo superiore alla media, ma questo, devo dire la verità, l'ho vissuto personalmente, non allontanava gli studenti, anzi, diciamolo più chiaramente, li attirava come mosche, sempre più numerosi e sempre più curiosi, che accettavano tesi di laurea che avrebbero richiesto qualche sessione in più. Già nel 68 Ernesto Ragionieri avrebbe abolito la prassi dalla lezione ex cattedra, proponendo un insegnamento seminariale che consentiva agli studenti un confronto diretto, più creativo ed autonomo, ma non per questo meno serio, come accadeva in altri corsi di laurea. Due anni di lettere così, senza avere forse nemmeno la consapevolezza e nemmeno il piacere di studiare, e forse volevo quasi ritirarmi per ritornare a medicina, per cercare medicina. Improvvisamente mio padre mi disse: guarda, ho trovato Ernesto, ho parlato di te, ha detto fammelo conoscere. E adesso vi racconto i due aneddoti, uno si collega a un primo evento e poi il secondo a un altro evento ugualmente importante. Mi ricordo che andai a casa di Ernesto Ragionieri, ero molto giovane, avevo 21 anni, e attraversai questa casa enorme con questi 20.000 volumi e c'erano tutti. E io onestamente ero un po' intimorito dalla figura del grande maestro, detto da tutti, insomma era una situazione abbastanza complessa di soggezione. Ragionieri mi tolse di soggezione abbastanza velocemente, ma come deve fare un professore, non dicendomi è fatta, sei con me, assolutamente no. Mi disse che se volevo in qualche modo provare a seguire la strada e provare a laurearmi con lui, dovevo seguire certi esami, certi seminari e certi professori. Dovevo, per esempio, mi diede subito il primo incarico, dovevo fare un esame sulla rivoluzione sovietica. Io, onestamente, nonostante avevo una ottima media, dovevo certo smentire, andare
magistero, che per noi era una figura di serie B, andai dal professor Risaliti, dopo che Ernesto Ragionieri mi aveva commissionato, mi aveva detto: guarda, è un libro consigliato, lo ricordo ancora, mi disse: leggi Rayman. Rayman è il testo chiave per comprendere la rivoluzione sovietica. Io lessi attentamente Rayman e altri 6-7 libri, 3 erano i libri da portare, ma già capì il meccanismo della serietà. Ecco, è un consiglio che do un po' a tutti, insomma, ecco, se uno deve portare 3 libri e per leggerne 8 per completare, ecco perché, e questo è il primo insegnamento, il grande insegnamento dato da Ernesto Ragionieri. Nel nostro caso, sì, dico nostro caso perché eravamo un gruppo composto da Perla e Pieretti, a cui assegnò le tesi sui governi De Gasperi. All'inizio si era parlato con Ernesto di fare una storia sul socialismo in Toscana, e poi ci assegnò queste tesi: primo, secondo e terzo governo De Gasperi. Io mi presi il terzo perché era il più breve, forse no, perché quello della rottura, insomma, di partito. E Ragionieri mi disse di cominciare a leggere dei saggi e dei libri per poter poi dialogare con lui e fare una mascaletta, sapendo la serietà con cui Ernesto affrontava le tesi di laurea. Beh, chiaramente lessi 4 libri e mi presentai. E altra cosa che mi sorprese da morire, stavolta non elogiativa, l'opposto. Presentai, mi si a parlare e insomma credevo che su De Gasperi potesse spiegarmi vita, morte e miracoli. E lì per lì rimasi male, perché Ernesto Ragionieri di Alcide De Gasperi, quando ci parlai, non sapeva niente. Apparentemente non sapeva mai, ma niente, che più o meno gli anni, ma parlavo io, ero io che gli spiegavo. E infatti mi chiesi: ma è possibile, ma è incredibile, io, questo è bravissimo, lezioni meravigliose, ci ho parlato prima, come De Gasperi non sa nulla, come sta? E poi ho riflettuto, e non lo so, non mi interessa molto, se veramente Ragionieri sicuramente sapeva più di quello che dava tetti a vedere in quella cosa. Ma è bello quello che accadde dopo 3 settimane, perché tornai, dopo che avevo letto oltre i 3 libri, ne avevo letti altri 4-5. Tornai, Ragionieri non sapeva soltanto De Gasperi, ma conosceva tutto quello che era accaduto prima e dopo. Cioè, che cosa, e poi parlandoci più seriamente, poi ci mette anche a scherzare, dico: se non sapevi niente, te lo dissi, o se non sapevi niente, vai fa. Cioè, il segreto del metodo di ricerca. Cioè, non so se l'aveva fatta apposta, probabilmente sì, il metodo, cioè, siccome la mente umana non può trattenere tutto quanto, Ragionieri aveva delle schedature perfette di ogni argomento che si andava a rivedere. E in un primo tempo non aveva avuto la possibilità di documentarsi in maniera seria e organica, quando lo fece, sapeva tutto e di più. Era un grande esperto, diventò addirittura, come si vede poi nella storia d'Italia in Aulia, degli appunti lasciati, diventò un grande esperto del periodo della ricostruzione. Questo per dirvi alcuni aneddoti che parlano del metodo. Cioè, non è importante la tuttologia, ma è importante la profondità e il metodo con cui ci si approccia a un lavoro. Quindi Ragionieri questo lo faceva anche nel corso delle lezioni. Ricordo una volta, nel corso di un seminario, di un bel seminario sul Risorgimento, in cui un maoista, cioè era un ragazzo che allora era un taoista, un marxista, un bolscevico, insomma, che fece a Ragionieri, spostando da Risorgimento, una domanda sull'importanza del pensiero di Mao Zedong, citando una riflessione di Mao Zedong.
Ragnieri rispose, anche questo è un esempio credo che è utile un po' per tutti, forse hai ragione, io non ne sono così sicuro, ne riparliamo alla prossima lezione. Lui sapeva benissimo che aveva torto, no? La prossima lezione, la prima cosa che fece, lo controbatté, andò a rivedersi, per dare il senso della serietà, poteva rispondere subito, siccome non aveva la citazione o il testo di Mao Zedong davanti, e lo fece dopo averlo riletto, con grande, mostrato ancora una volta grande correttezza, grandissima serietà. Ecco, poi il ricordo, ancora le domande, con un'altra riflessione che va nella direzione. Io sono totalmente d'accordo, più o meno la linea sarebbe stata quella, Sella e Lanza molto da preferire rispetto a De Pretis, questo non c'è ombra di dubbio, non amava Giolitti, aveva certamente dei dubbi sugli uomini forti, ma è in qualche modo è giustificazionista su certi settori della Chiesa. Cioè, per esempio, sul Condo Sturzo aveva una visione positiva o in qualche modo, pur essendo laicissimo, accettava certe, perché si parlava dell'importanza delle personalità più sopra alle vaghe astrazioni delle grandi correnti o dei totalitarismi. Insomma, io vorrei dire che non si può etichettare Ernesto Ragionieri in una sola direzione e dire è stato più un grande storico, più un grande insegnante. Io sarei d'accordo per dire che è stato un uomo di partito. Ecco, io francamente credo che abbia coniugato molto bene i tre elementi, uniti alla grande umanità, che ricordo perché è verissimo, che Ragionieri, con Ragionieri io non l'ho detto perché non volevo annoiarmi, ma si parlava continuamente della Fiorentina, insomma, si parlava di calcio, si facevano le formazioni, si faceva chi se ne ricordava di più, insomma, cioè, gli aneddoti ce ne sarebbero tanti, insomma, ecco, devo dire che è costellato, però vorrei dare una risposta a chi già nel gennaio del 51, in una lettera inviata a Carocci, Ragionieri chiariva quello che sarebbe diventato il suo punto di forza, cioè la consapevolezza che svolgere attività politica non danneggia i miei studi, anzi li aiuta e per di più aiuta il mio carattere a vincere le esitazioni, a rafforzarsi, a divenire più preciso. In questa forma credo che potrò sempre svolgere un'attività politica, ma la mia vocazione è un'altra, ne credo di dimenticarla mai, anche se mi vado accorgendo di avere maggiori possibilità come insegnante che come studioso, ma per attuarla bene credo che l'esperienza politica possa giovarmi piuttosto che nuocermi. E con questo credo di si possa concludere, non avete altre domande, sul fatto che qui siamo di fronte a un profilo di un uomo, di un intellettuale e di un insegnante grandissimo, a mio parere, in tutti e tre gli aspetti. Non scinderei l'una cosa dall'altra perché Ragionieri sinceramente non lo merita per quello che l'ho conosciuto e quello che sia, e credo si possa, i figli possano confermare che sia giusto non etichettarlo. Io forse avrei la privilegio, per ovvi motivi lo preferisco come insegnante, perché è stato grande come insegnante e mi ha insegnato il metodo che insieme a questa serietà, questa duttilità, questa elasticità e questa grande umanità nel confrontarsi un po' con tutti. Bene, grazie di nuovo e grazie ai figli di Ernesto di essere intervenuti. Rodolfo mi ha detto delle cose molto interessanti e soprattutto di aver chiarito un particolare che forse non, di cui non è sicuro nemmeno lui, ma che in ogni caso ci fa capire come Ragionieri forse preferirebbe il governo Monti al governo Berlusconi.